D'estate, Calimera tra luce e colore. Venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024, l'intero centro storico di Calimera torna ad illuminarsi con le luci e i colori della tradizionale festa dei lampioni e dello cutruscio, organizzata dal Prologo di Calimera con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, della provincia di Lecce, del Comune di Calimera, dell'Unione Nazionale Prologo d'Italia, dell'Unione dei Comuni della Crescia Salentina e Circolo Culturale Chedonia. In occasione dei festeggiamenti di San Luigi Gonzaga e Dulcis in Fundo per festeggiare il solstizio d'estate. Nella mattinata del 18 giugno 2024 è stata presentata alla stampa, sia stampata che televisiva, l'intera manifestazione e l'intero programma presso Palazzo Dorno a Lecce, sede dell'ente provincia di Lecce. Erano presenti Stefano Minerva, presidente della provincia di Lecce, Gianluca Tommasi, sindaco di Calimera, Brizio Maggiore, consigliere provinciale e assessore alle politiche giovanili e associazionismo di Calimera, Roberto Casaluci, presidente Unione Comuni della Crescia Salentina, Dina Manti per la fondazione della Notte d'Atalanta, Pierluigi Cillo, presidente Proloco Calimera e Samuele Tommasi, gruppo Aramica. Che rappresenta la nostra storia. Il giorno del solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, noi lo festeggiamo così. Tante novità, anche quest'anno suonerà per noi l'orchestra Notte d'Atalanta, avremo poi il 22 giugno un gruppo di Aramilè che rappresentano un pezzo di storia di Calimera e successivamente c'è un altro gruppo che sono i Camafei di Polidoro. Questo evento importante è l'occasione per i calimeresi di destinare il proprio tempo al territorio, raccontandolo attraverso le varie associazioni sia culturali che commerciali che stanno contribuendo a tramandare e a diffondere la tradizione di luci, danza, musica e colori. Il consigliere provinciale e assessore comunale di Calimera, Brizio Maggiore, ha evidenziato le particolarità dell'evento, questa festa ormai conosciuta non solo a livello regionale, e tutto questo non può che inorgoglirci. Grazie a tantissimi cittadini che danno il loro contributo per puro spirito di volontariato. È un evento che continua sempre a crescere e con esso Calimera e il territorio. Nazionale, conosciuta in tutte le parti d'Italia, molti turisti vengono alla nostra Calimera per vedere la festa dei lampioni, la tipica festa dei lampioni. E questo per noi è importante, ecco perché anche abbiamo deciso di trasmettere questa diretta su Telerama per farla vedere anche in tutta la regione, in tutta la nostra regione, per far conoscere questo evento, importantissimo evento che riporta le nostre regioni. Polo e ci ha messo tanto impegno Beh sì, tanto impegno come ogni anno, d'altronde tantissimi soci della grande famiglia che è l'Opera di Calimera, appunto da gennaio si mettono tutti i pomeriggi, tutte le sere per sistemare o per fare lampioni nuovi. Quest'anno ancora più ricca la serata è con l'orchestra della Notte dell'Atlanta che proporranno anche un ballo particolare, un ballo speciale che non diciamo altro perché sarà una bella sorpresa con una collaborazione fra l'orchestra Notte dell'Atlanta appunto e la. Dopo tanti anni, un gruppo importantissimo della tradizione musicale del Salento, la Aramirè, Compagnia di Musica Salentina. Dopo 17 anni dall'ultimo concerto alla Carnegie Hall di New York, quindi è uno dei teatri più importanti del mondo, si sono esibiti insieme, no, insieme ancora, ripeto. C'è grande attesa, cosa proporrete? È un ritorno importante per noi dopo l'ultimo concerto alla Carnegie Hall di New York. Manchiamo dalla scena da circa 17 anni, è uno dei teatri più importanti del mondo. Qui sono inviti anche artisti come i Beatles, come Pavarotti, quindi la scelta di Calimera non è casuale, soprattutto non è casuale la scelta della festa di Lampione.
semplicemente perché è la festa in cui si vive ancora quella che è la tradizione più autentica del loro Salento. Cultura e tradizione con canti, cunti, curti e santi, venerdì 21 e sabato 22 a partire dalle 18.30 nelle corti di Calimera. Appuntamento anche quello allo sport con la staffetta dei Lampioni che prenderà il via da Piazza del Sole venerdì 21 giugno alle ore 19. Inclusione e animazione socioculturale con la Corovana Luminosa, un'onda luminosa che abbraccerà le vie della città partendo sempre da Piazza del Sole ore 20. Venerdì 21 giugno protagonista la Notte d'Atlanta con uno spettacolo unico ideato proprio per la festa dei Lampioni. Grazie alla collaborazione tra Poloco Calimera e la Fondazione della Notte d'Atalanta, lo spettacolo è arricchito con una visione magica e danzante. Leggere farfalle di carta realizzate a mano illuminano la scena di Piazza del Sole, tra passato e futuro, tradizione e innovazione si fonderanno nel concerto nell'Orchestra Popolare diretta dall'antropologo Peppo Grassi che vedrà Pizzica. Alle ore 20.30, passato e futuro, tradizione e innovazione si fonderanno nel concerto nell'Orchestra Popolare diretta dall'antropologo Peppo Grassi che vedrà la partecipazione dei cantanti. Sabato 22 giugno alle 21.30, appuntamento con il ritorno in scena del gruppo Aramilè, speciale occasione per continuare a parlare di musica e di tradizione popolare salentina. Alle ore 23, spettacolo travolgente e pieno di energia con il gruppo Camafei.